Cosa mangiare per disintossicare il fegato? Sigla! È primavera, vi ho già parlato dell'importanza del fegato, quindi di questa ghiandola che è la nostra centrale, e in primavera, così come dopo un periodo di bagordi, così dopo l'abuso di farmaci o dopo un periodo molto stressante, quando vi sentite stanchi, è molto importante disintossicarci un po'. E oggi vi voglio parlare di che cosa fare per disintossicare il fegato in questa primavera. Saranno cose semplicissime che sicuramente, se applicate, faranno la differenza. Per cui, prima di tutto abbiamo qua una meraviglia di prodotto che è il limone, e bere un bicchiere di acqua tiepida o anche due con mezzo limone spremuto al mattino è un ottimo disintossicante. I dentisti mi hanno raccomandato di dire di bere con la cannuccia perché potrebbe rovinare lo smalto, per cui con la cannuccia. Quindi un bel bicchiere di acqua tiepida con limone. Il limone non stringe in questo caso l'intestino, ma facilita l'evacuazione, quindi non abbiate paura. Per quanto tempo? Lo potete fare a cicli di magari un mese, poi sospendere, oppure quando ne sentite il bisogno. Seconda cosa, introdurre verdure amare. Ad esempio, in questo periodo è stagione di carciofi, tarassaco, che si raccoglie nei campi, la cicoria, ad esempio un'altra verdura che potete utilizzare è il radicchio, i cardi, che hanno proprio un'azione digestiva, diuretica e depurativa, per cui dirigete la scelta delle verdure verso queste, che possono davvero aiutare. Solo in caso di calcoli potrebbe dare fastidio la sovraesposizione a questi alimenti, per cui fate un po' di attenzione. Delle spezie che aiutano, le abbiamo trattato già in tutti gli altri video relativi alle spezie che vi invito ad andare a vedere, così come le erbe aromatiche che aiutano proprio l'attività del fegato, sono lo zenzero, la curcuma, il rosmarino e l'alloro, che hanno proprio questa proprietà digestiva. Ricordare assolutamente di introdurre i cereali, a posto che raffinati, quelli integrali, che sono ricchi di vitamine del gruppo B che aiutano le funzioni epatiche. Per quello che riguarda invece, come cereali integrali, intendo dire ad esempio il farro, l'orzo, l'avena, la segale in chicco integrale. Come proteine, meglio scegliere quelle di buona qualità, quindi intendo dire magari pesce, pescato, carne di allevamento biologico, i legumi, che sono proteine di alta qualità vegetali, e le uova, anche qua scegliendone la provenienza, quindi moderare comunque il consumo di proteine animali a favore di quelle vegetali. L'olio extravergine di oliva, fondamentale, aiuta tanto, nella misura di almeno un cucchiaio, se dico almeno me ne mettete una bottiglia, facciamo un cucchiaio ogni pasto. La frutta secca, tra cui le noci, che sono ricche di arginina, che sostengono il lavoro del fegato, e come frutta, oltre il nostro amato limone, le classiche mele, mirtilli ad esempio, aiutano, sono ricchi di antiossidanti, l'ananas. Possono davvero fare la differenza. Quindi il mio consiglio in questa primavera è di dirigere l'attenzione verso questi alimenti. Abbiamo detto limone, verdure amare, curcuma e zenzero, rosmarino, alloro, erba aromatica in generale, cereali integrali, proteine di alta qualità, olio extravergine di oliva, frutta secca e frutta fresca come mele, mirtilli o ananas. Ricordatevi un'altra cosa fondamentale, che è l'idratazione, quindi bevete, regalatevi dei momenti per voi, per scaricare dallo stress, che è un nemico del fegato. Mi auguro di esservi stata d'aiuto, vi chiedo di mettere un bel like, condividere il video con chi può essere interessato e iscrivervi al canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata, un abbraccio!